Salve a tutti e benvenuti nel canale di Mr. Whitehead. Allora, la battaglia dei feed di Daily Mellow. Questo è l'argomento di oggi. Con tale video vorrei rispondere a Daily Mellow. Cioè io vorrei dire una cosa a Daily Mellow e vorrei rispondere, se casomai lo vedesse, ma è una risposta che voglio condividere con tutti, a Daniele Doesn't Matter, che ha detto che i feed aperti sono inutili. Come potete vedere nel link qua sotto della pagina che non mi ricordo come si chiama, ma ora lo sapremo. YouTube's Italian Community. Qui sotto c'è il link in cui, in un'immagine, in uno screen, Daniele Doesn't Matter dice che i feed aperti sono inutili. Io vorrei contestare questa cosa con una teoria logico-psicologica scientifica, cioè una semplicissima riflessione sul perché i feed sono utili. Non voglio dilungarmi. C'è una legge precisa, sociologica, perché può essere applicata a qualsiasi aspetto della società odierna, che ci permette di capire perché i feed aperti possono condurre uno youtuber X sconosciuto, non dico alla fama, ma a una certa visibilità. Questa legge si chiama legge della massa direzionabile. Perché si chiama così? Perché è composta da tre fattori, e ora ve li descrivo, capirete. Il primo fattore è la massa di individui, che può essere direzionata come se fosse una sorta di freccia, può essere orientata. Il secondo fattore è il vettore, vale a dire una forza che ha una direzione e un verso. E come ultimo fattore, il fenomeno. Abbiamo la massa, il vettore e il fenomeno. Sono parole difficili dette così, potrebbero non capirsi, ma ve le spiego passo passo, una per una. La massa di individui, quella direzionabile, è appunto il soggetto principale del nostro, della nostra legge. Un insieme di persone che nel caso di YouTube possono essere l'insieme di iscritti di un canale. Prendiamo ad esempio un canale famoso a caso, YoTobi. La massa direzionabile in quel caso sono i suoi iscritti. Quindi questa massa di individui che hanno lo stesso interesse in comune che è YoTobi, e possono averne altri che sono comuni o diversi a seconda delle persone. Il vettore, cioè il secondo fattore della nostra legge, non è altro che YoTobi stesso, ossia lo youtuber che guardando anch'esso dei video su YouTube, perché io non credo che ci siano molti youtuber che fanno video ma non ne guardano altri, è lui che imprime la direzione e il verso di questo vettore. Il vettore sarebbe un'altra sorta di freccia che indica verso qualcosa. Vale a dire che se lui va a vedere un mio video, la freccia indica verso di me. Il video è il fenomeno, oppure io stesso potrei essere il fenomeno. Quindi come fenomeno, nel caso intendo qualcosa di relativo a YouTube, che il vettore, cioè lo youtuber famoso, YoTobi, va a vedere per conto suo. Che cosa succede? Quando si hanno i feed chiusi, nessuno riesce a vedere se YouTube ha messo mi piace a un video o se lo ha commentato. In questo caso, la massa direzionabile, cioè la massa di individui, non vede dove va il vettore, ossia lo youtuber, e quindi è ignara completamente di ciò che fa, eccetto dei suoi video. Se si aprono i feed, se i feed sono già aperti, invece succede quello che può succedere anche in altri tipi di organizzazione sociale, ovvero gli individui che compongono questa massa hanno un device, un modo quindi per entrare sul web, e per questo sono youtuber che si possono iscrivere e che si sono iscritti di fatto. Da quando tu sei iscritto, vedi nella bacheca le informazioni che riguardano la persona a cui ti sei iscritto, ovvero ha caricato un video. Se ci sono i feed aperti, ha messo mi piace, ha commentato, poi se la cosa delle playlist e cazzi vari. Tu, persona normale, facente parte di questa massa, vai nella bacheca di YouTube e vedi che, per esempio, YoTobi, se hai i feed aperti, ha messo mi piace a un video di una persona X. La persona X sarebbe il fenomeno, quindi il fenomeno a cui il vettore, cioè lo youtuber, si interessa. Dal momento che tutti vedono che a YouTobi è piaciuto questo video, le persone, siccome dopo un certo lasso di tempo che frequentano il canale di YouTobi si affezionano ai suoi video, si affezionano a lui, possibilmente gli vogliono anche bene, dipende dai rapporti che uno stabilisce nella sua mente con la rete,
oppure prova semplicemente stima. Dal momento che provi stima per una persona, se questa persona segnala con un mi piace che gli è piaciuto, noi automaticamente, spessissimo, non dico tutti, ma spessissimo, siamo incuriositi, perché pensiamo, ehi, ma sarà piaciuto al mio youtuber preferito? Allora potrebbe piacere anche a me, perché si presuppone che se a te piace uno youtuber, sia affine, in un modo o in un altro, ironicamente, oppure in modo serio, a una tua linea di pensiero, che sia un pensiero di intrattenimento, o un pensiero di pensiero proprio, tu sei d'accordo con lui quando dice una cosa. Dunque, automaticamente ti viene lo stimolo di andare a vedere a cosa ha messo mi piace. Tu dici, perché a YouTube gli è piaciuto questo video? E allora lo vai a vedere. Poi può anche non piacerti, però questo è a seconda dei tuoi gusti. Ovviamente tu e YouTube non avrete tutti gli stessi gusti, però se è piaciuto a lui potrebbe piacere anche a te. È una cosa che funziona psicologicamente più o meno in tutti gli ambienti sociali. Quando una persona è popolare, tutti vanno presso a lui, e questo lo possiamo vedere anche nei film americani. Quei film in cui si vede sempre che nelle scuole americane c'è la persona popolare. Allora, dove va la persona popolare? In una festa, in qualche posto, in una piscina, vanno tutti gli altri. Perché? Perché al popolare piace quella piscina, piace quella festa, piace quella casa con la piscina e con la festa. E dunque tutti quanti, ma se è piaciuto a lui potrebbe essere divertente anche per noi andare a una festa. È lo stesso principio che c'è su YouTube, ma non solo su YouTube, in tutto il mondo. Sì, perché è una cosa psicologica, non è niente di particolarmente complesso, è una cosa normalissima che succede a tutti. Quindi ricapitoliamo la legge. La legge è composta dalla massa di individui, dal vettore, che sarebbe lo youtuber, e dal fenomeno, che sarebbe il video o lo youtuber X sconosciuto o semi sconosciuto. Quando il vettore, cioè lo youtuber, va verso una direzione che punta verso il fenomeno, la massa, siccome sente stima per lo youtuber, si interessa a quello che piace a lui e va verso la stessa direzione. Ecco perché si chiama legge della massa direzionabile, perché lo youtuber dà una direzione agli individui. È un po' come quando voi lanciate una palla. Se avete un cane e al vostro cane piace la palla, voi avete questa palla, la lanciate e il cane andrà verso la palla finché arriva nel punto in cui si ferma la palla. Se nel punto in cui si ferma la palla c'è una palla più bella, potrebbe essere che il vostro cane decida di prendere l'altra palla. Ora, io non voglio entrare nella psicologia dei cani, ma il concetto è questo: tu hai la palla, tu decidi dove va la palla, il cane va dove tu decidi. Ora, io non voglio paragonare la massa di individui al cane, non siete dei cani, attenzione, non mi insultate, io non ho fatto un esempio mirato. In realtà, infatti, io avevo pensato all'esempio del bambino che gioca con la palla, cioè voi lanciate la palla e il bambino la prende perché c'è un bel disegnino sulla palla, ma poi mi è venuto di cambiare idea. Quindi non vi offendete, era soltanto un paragone logico. Bene, se adesso non siete convinti della teoria, se ancora non avete chiaro questa cosa, chiedetemelo nei commenti. Grazie dell'email, se ti è piaciuto il video, se hai commentato, io non lo so in questo momento perché ancora devo fare il montaggio. Grazie a tutti quelli che vedono il video, mi piacetemi, iscrivetemi, commentatemi. E spero che Dasematte possa vedere questo video, magari capire qualcosa. Con tutta la stima che provo per lui, perché comunque sono un suo iscritto. Bene, questo è tutto dal vostro Mr. Whiters. Ciao!